Bentornati in nuova puntata, facciamo finta che edizione domenicale, quindi il sentiero di Atlantide. Abbiamo un po' cambiato gli orari perché volevamo essere veramente sempre trovabili, nonostante un po' i giochetti di YouTube che nasconde le notifiche, quindi noi andiamo in onda, quindi trasmettiamo un video nuovo anche su YouTube tutti i martedì, i venerdì e le domeniche, ore 21. La domenica poi è la giornata del nostro grande Nicola, che vado subito presentandovi perché anche quest'oggi non voglio perdere troppo tempo. Facciamo finta che con Nicola, bentornato, benvenuto, come stai? Bene, ciao a tutti. Nuovo appuntamento di carne al fuoco, ce n'è veramente tanta perché più prepariamo puntate, più vedo che questo appuntamento è seguito, ma soprattutto ci suggeriscono de degli approfondimenti, quindi di lì poi anche molto apprezzata la bibliografia, perché molti poi anche come commenti alle puntate chiedono dei libri tuoi o consigliati da te per approfondire le tematiche. Insomma, stiamo facendo un viaggio, stiamo unendo dei puntini insieme e dove siamo arrivati quest'oggi? E oggi parleremo di tecnologie, di antiche tecnologie. Molto bene. E quindi guarda, partiamo subito perché non amo gli inizi troppo prolissi. Andiamo subito nel nocciolo, nel vivo della questione. A te la parola. Vedi, la storia e soprattutto l'archeologia, quella accademica, quella dei soloni cattedratici che insegnano nelle università e che scrivono i libri. Testo, viene presentata secondo un percorso lineare, forzatamente lineare. Si parla dell'età della pietra, si parla poi dell'età del rame, si parla poi dell'età del bronzo, si parla poi dell'età del ferro, fino ad arrivare poi a tutto quello che è venuto dopo. Come se fosse necessariamente un percorso lineare che parte dalle palafitte e dalle caverne fino ad arrivare poi alle tecnologie, allo Space Shuttle e alla Stazione Spaziale Internazionale. Ma purtroppo per loro, e purtroppo per questi signori, più l'archeologia scava e più vengono fuori nuovi ritrovamenti e più viene messa fortemente in crisi questa linearità dell'evoluzione storica. Infatti troviamo sempre più di frequente tracce di civiltà avanzate, di civiltà dotate di una certa tecnologia, in epoche in cui, secondo gli schemi, secondo i paradigmi della storia ufficiale dell'archeologia, non si sarebbero dovute trovare. E il discorso parte da molto lontano, parte veramente da molto lontano. C'è un autore americano che si chiama Michael Cremo. Michael Cremo ha pubblicato un libro che ha fatto molto rumore negli anni 70, Archeologia proibita, che è uscito anche in italiano, in traduzione italiana. E Cremo ha presentato in quest'opera tutta una serie di ritrovamenti avvenuti in strati molto profondi, addirittura in miniere, che dimostrano che ben prima di quando viene fatto formalmente nascere l'Homo sapiens, ovvero sia fra i 100 e i 200 mila anni fa, ben prima esistevano sulla Terra civiltà che si ritengono umane, che non solo abitavano le caverne o villaggi di capanne, ma addirittura erano in grado di costruire attrezzi, di fondere i metalli e di realizzare vari utensili. E il problema qual è? Il problema è che questi strati geologici in cui sono stati trovati certi manufatti sono molto antichi. Addirittura nelle miniere di carbone, il carbonifero è un'era geologica che più o meno risale a 300 milioni di anni fa. Questa è una cifra veramente da far tremare perché 300 milioni sono tanti. Ebbene, nelle miniere di carbone sono stati trovati in strati ufficialmente e senza ombra di dubbio risalenti al carbonifero, quindi mai stati alterati, manufatti, oggetti metallici, fra cui una famosa campana d'argento che poi è stata fatta sparire, ma che venne fotografata, con dei rilievi, con delle iscrizioni,
vari oggetti di natura metallica, anche d'oro, addirittura una catena d'oro. Chi li ha realizzati non lo sappiamo, non abbiamo la minima idea. Il problema è che questi ritrovamenti sono veramente tanti. Addirittura in California, quando nel XIX secolo erano nel pieno della corsa all'oro, all'inizio dell'Ottocento, e scavavano un po' dappertutto nella Sierra Nevada, e vennero aperte nuove miniere e in strati risalenti in questo caso però a 12 milioni di anni fa, vennero trovati manufatti inequivocabilmente umani, mortai, oggetti in pietra lavorata, di 12 milioni di anni fa. Quindi c'è tutta una serie di dati, tutta una serie di notizie che mettono in crisi l'evoluzione per come ci viene presentata. Ma non voglio sconfinare oggi in epoche incredibilmente remote, perché basta guardarci alle spalle, basta guardare ad epoche molto più vicine a noi e troviamo continuamente tracce di una tecnologia avanzata che caratterizzava gli antichi popoli. Andiamo in Egitto, per esempio. Ora abbiamo parlato delle piramidi in una scorsa puntata, ma non vi ho parlato della tecnologia di costruzione delle piramidi, che è un grande enigma. Vi ho detto anche una cosa, se vi ricordate, che le piramidi più recenti, quelle che sono ufficialmente attribuibili a faraoni del Nuovo Regno, risalenti, diciamo, alle ultime fasi dell'Egitto faraonico, sono quelle, da un punto di vista costruttivo, da un punto di vista ingegneristico, da un punto di vista di edificazione, le meno perfette. Cioè, più andiamo ad epoche recenti, più la tecnologia peggiora. Mentre le piramidi più antiche, non solo sono solide e indistruttibili, ma sono state costruite con delle tecniche che ancora, nonostante anni e anni e anni, anni che ci battano la testa, che cerchino di fare ipotesi, di chiedersi come le abbiano costruite, ancora non riescono a capirlo. Quindi non è il solo costruire un edificio che è una vera montagna, con milioni di blocchi pesantissimi. Non è semplicemente questo, ma è riuscire a costruirlo in maniera che poi rimanga in piedi, in maniera che non abbia cedimenti strutturali, in maniera che sia perfettamente orientato con i punti cardinali e che abbia delle misure che incredibilmente sono in scala, cioè che rapportate in scala contengono la circonferenza terrestre, calcolata esattamente. Il diametro dell'equatore, c'è una miriade di dati, una miriade di misure, anche di natura geografica, di natura astronomica, rapportate negli antichi edifici. Questo significa che chi li ha realizzati aveva una perfetta conoscenza della geografia terrestre e non solo, siccome questi edifici avevano l'intenzione di rispecchiare il cielo sulla terra, questo già lo abbiamo detto, ma conviene ripeterlo perché con questo tema ci riallacciamo all'argomento di oggi. Volendo rispecchiare il cielo sulla terra con la costruzione di queste vere montagne di pietra, avevano anche e dimostravano di avere una perfetta padronanza dell'astronomia, della disposizione delle costellazioni e una conoscenza incredibile di un fenomeno molto particolare: la precessione degli equinozi. C'è un libro molto bello, molto 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 bello, che si chiama Il mulino di Amleto. È un libro che è uscito negli anni 60, scritto da De Castiana e da una bravissima ricercatrice che era la von Däniken. Questo libro dimostra come tutti i popoli dell'antichità conoscessero questo fenomeno della precessione degli equinozi, che è un fenomeno, badate bene, apparentemente impercettibile, perché è molto, molto, molto lento. E loro immaginavano, cioè hanno trovato in tanti miti, in tante leggende, in tante narrazioni mitologiche di popoli dalla Polinesia all'Egitto fino alle Americhe e all'Asia, la raffigurazione di questo fenomeno precessionale, e sappiamo bene che la precessione degli equinozi è collegata con le 12 costellazioni dello zodiaco.
che circa ogni 2000 anni si spostano nella nostra visuale. Secondo un qualche cosa che può richiamare la ruota di un mulino. Infatti, gli antichi miti raffiguravano questo fenomeno come la ruota di un mulino composta da 12 raggi. Adesso lo sappiamo, siamo entrati nell'era dell'acquario. È finita l'era dei pesci, che è durata 2000 anni circa, e ci troviamo nell'era precessionale dell'acquario. Ma è un fenomeno molto complesso da calcolare, anche perché il ciclo precessionale dura oltre 20.000 anni. E non è una cosa che uno se ne può rendere conto semplicemente guardando il cielo, guardando le stelle e cercando di capire come sono fatte o come sono disposte. Quindi, loro hanno dimostrato in questo libro, che è un libro meraviglioso, fortunatamente è stato ristampato in più edizioni, Il Mulino di Amleto si chiama, io ne consiglio veramente la lettura. Perché spiega come questa conoscenza della precessione degli equinozi fosse nota a tutti i popoli dell'antichità e quindi derivasse necessariamente da una conoscenza precedente. Abbiamo parlato di Atlantide, abbiamo parlato di varie civiltà perdute, abbiamo parlato del fatto che fra il 10.800 a.C. e il 9.600 a.C. il nostro pianeta è stato sconvolto da dei grandi cataclismi venuti dallo spazio, praticamente, da impatti cometari. Si pensava fino ad alcuni anni fa che fossero impatti meteorici, ma poi è stato dimostrato nel 2014 che furono degli impatti di comete. Perché una cometa impattando con il suolo, o anche semplicemente dei frammenti di una cometa, generano sul terreno determinate reazioni chimiche, fra cui la produzione di nanodiamanti. E nanodiamanti sono stati trovati in vari luoghi dove si ritiene che siano avvenuti questi impatti. Quindi, che cosa successe? Questi grandi cataclismi di fatto azzerarono completamente la civiltà. Una civiltà che sicuramente era diffusa, era universale, esistevano varie civiltà dotate di una certa tecnologia. La civiltà è stata azzerata, ha dovuto ricominciare da capo, ma non si è spento il ricordo di quello che c'era prima. Infatti, tutti i miti del pianeta ci conservano il ricordo di una grandiosa civiltà precedente e della sua tecnologia, una tecnologia che poi, attraverso le classi sacerdotali, attraverso delle elite di potere che hanno avuto anche l'onere di riorganizzare la civiltà, è stata trasmessa, perché tutti gli antichi culti misterici, tutte le antiche scuole di sapienza, hanno tramandato al proprio interno, in chiave esoterica, in chiave iniziatica, antiche conoscenze che erano il retaggio di civiltà perdute. E nel mio nuovo libro, I Minoici in America e le memorie di una civiltà perduta, che è uscito la scorsa settimana, io parlo anche molto bene di questo fenomeno precessionale e di come era conosciuto e di come abbia influenzato addirittura i miti, le misure degli edifici, le tecniche di costruzione, tutto era rapportato alla conoscenza di questo fenomeno. Ma esistono anche altri tipi di tecnologie antiche che apparentemente sono inspiegabili. In Egitto, se andiamo nella piramide attribuita a Cheope, nella cosiddetta camera del re troviamo un grande sarcofago di granito. Un grande sarcofago che viene identificato dagli archeologi come il sarcofago di Cheope. A parte le misure di questo sarcofago che sono impressionanti, non solo per la sua grandezza, ma perché sono una perfetta scala fra altezza, larghezza, profondità. Ma questo sarcofago è scavato nel granito, non c'è un solo margine di errore, è perfettamente levigato, perfettamente ad angolo retto. E si ritiene ufficialmente che gli antichi egizi del tempo di Cheope avessero soltanto strumenti di rame, neanche di bronzo. Cioè, e con degli strumenti di rame, un metallo estremamente duttile, morbido,
pensate forse che abbiano potuto scavare questa cosa, che abbiano potuto lavorare il granito con questa perfezione. Ed esistono in vari siti dell'Egitto, un po' dappertutto, in pietre di estrema durezza come il granito, delle perforazioni. Perforazioni che possono essere state fatte, e questo è il parere degli scienziati, esclusivamente con trapani ad ultrasuoni. Neanche con trapani meccanici, perché sono troppo perfette. Perforazioni simili le troviamo in tutto il mondo, non soltanto in Egitto. Se andiamo a Tiahuanaco in Bolivia, se andiamo in altre città delle Ande, dell'America Latina, in città perdute dell'Asia, in Cambogia, troviamo delle stranissime perforazioni negli edifici, che non hanno una logica. Addirittura troviamo dei fori che vanno avanti per decine di metri in profondità e che sono perfetti, alcuni di forma esagonale, alcuni di forma triangolare, alcuni di forma quadrata. E come li abbiano realizzati? L'archeologia non lo spiega, semplicemente perché non lo vuole spiegare, perché dovrebbe accettare e dare per scontato che usassero delle tecnologie avanzate di tipo moderno. Trapani ad ultrasuoni. E questo è uno dei tanti enigmi irrisolti che ci deve far riflettere sulla reale conoscenza, sul reale know-how di certi popoli. E sempre in Egitto, a Dendera, c'è un tempio dedicato alla dea Hathor. La dea Hathor, secondo la tradizione mitologica egizia, è la sorella di Iside, oppure, a seconda delle interpretazioni, uno degli aspetti della dea Iside è associata all'amore. E in questo tempio, lo faremo vedere in fotografia, ci sono dei bassorilievi molto belli su una parete che raffigurano un qualche cosa che inequivocabilmente all'aspetto di una gigantesca lampadina. C'è un personaggio, una divinità, che ha degli strumenti in mano, degli strumenti appuntiti, di natura chiaramente tecnologica, che si pone davanti a una di queste, perché poi sono due, queste enormi lampadine, che al centro, fra l'altro, hanno dei filamenti, serpentiformi, esattamente come le lampadine a incandescenza. Gli antichi egizi conoscevano l'elettricità? Questo pare proprio di sì, anche perché in alcune piramidi sono state trovate evidenti prove dell'utilizzo di fonti di illuminazione che non erano le tradizionali torce. Lo sappiamo molto bene che se accendiamo una torcia, lo strumento principale di illuminazione che si ritiene sia stato usato nell'antichità, la torcia brucia e spesso poi venivano utilizzate con la pece, con materiali per farle durare il più possibile, per alimentare questa fiamma il più possibile in modo che non si spegnesse subito. E le torce emettono fumo, fumo nero, che è sporca, che riempie l'ambiente, perché le particelle di fumo e di materiale combustibile che veniva utilizzato nelle antiche torce, in particolare la pece, si depositano sul soffitto e lo annebiscono. Invece in molte piramidi, anche in gallerie profonde, in pozzi dove sono stati trovati geroglifici, affreschi, lavorazioni, dove esseri umani sono stati a lavorare per molto tempo per realizzare queste raffigurazioni, non è stata mai trovata la presenza di fumo, la presenza di depositi sul soffitto, sulle pareti dovuti a torce, a combustione. Quindi come si illuminavano, come facevano a vedere? Queste raffigurazioni del tempio di Dendera sono sorprendenti perché alcuni scienziati, fra l'altro, hanno voluto riprodurle, hanno tentato di realizzare delle lampadine simili. E sono riusciti anche a farle funzionare, ad accenderle. E quindi questo ci dà da pensare che conoscessero l'energia elettrica. Ma non solo lì. Nel 1938, per esempio, spostandoci in Iraq, a Baghdad, venne fatta una scoperta molto particolare.
dei contenitori che fino a quel momento erano stati considerati dagli archeologi dei vasi di non specificata natura, dei vasi cerimoniali, e venne scoperto che erano delle batterie elettriche a tutti gli effetti. Questi contenitori di argilla, che mostreremo in fotografia, contenevano il residuo di una sostanza acida e avevano al proprio interno i classici elementi che contiene una batteria elettrica, delle lamine metalliche di rame e di altri materiali che generavano energia. Ora, queste che sono state ribattezzate le pile di Baghdad, che poi sono state trovate in quantità, non è che fossero dei generatori potentissimi che potevano illuminare un'intera città, per carità, però erano sicuramente sufficienti ad illuminare una stanza, ad illuminare un ambiente, un'abitazione. Quindi anche nell'antica Babilonia, perché queste pile risalgono a un periodo che va dall'età accadica all'età tardo babilonese, quindi prima della conquista di Alessandro Magno, e avevano un'energia elettrica, parliamoci chiaro. E questa è soltanto una delle tante tecnologie nascoste di cui l'archeologia non vuole parlare. Potremmo andare avanti all'infinito. Ecco, io avrei anche una Sì. domanda, perché poi anche nella storia molto recente, si parla per esempio di molti salti evolutivi a livello tecnologico, a livello anche militare, improvvisi. Adesso il primo che mi viene in mente è anche quello legato alla Seconda Guerra Mondiale, all'avvento del nazismo, e un'improvvisa accelerazione in ambito tecnologico, perché fa veramente effetto vedere da un anno all'altro i prototipi di automobile, di velivoli, come sono eventualmente cambiati. E so che di queste accelerazioni nel corso della storia ce ne sono state diverse, quindi volevo chiederti qualcosa riguardo questo e poi anche riguardo una domanda sulla provenienza di queste tecnologie, perché magari qualche aiuto è arrivato extra pianeta, quindi da qualcuno che veniva al di fuori di questo pianeta, tutti questi aiuti con cui c'è una sorta di aiutino per accelerare di colpo un qualcosa. Sì, è molto probabile perché ogni balzo tecnologico è chiaramente collegato al rilascio e all'utilizzo di una certa tecnologia. Può essere una tecnologia magari fino a quel momento tenuta nascosta e poi rilasciata ed utilizzata, come per esempio una tecnologia che le antiche caste sacerdotali dell'Egitto, di Babilonia e di altre civiltà di questo mondo avevano ereditato, trasmesso da una precedente civiltà tecnologica e poi applicandola al loro tempo. Oppure può essere frutto di un intervento esterno. Questo è un tema molto spinoso, molto delicato, un vero e proprio campo minato. Ma sta di fatto che la Germania di Hitler, dal 1933 fino ad arrivare all'inizio degli anni 40, ha fatto un balzo tecnologico che ha portato il paese a livello scientifico, a livello tecnologico, 40-50 anni avanti rispetto a tutto il resto del mondo. Questa è una cosa incredibile, incredibile veramente. Hanno utilizzato chiaramente buona parte di questa tecnologia per finalità militari. La stessa bomba atomica che è stata poi lanciata su Hiroshima e Nagasaki, quelle erano bombe tedesche, erano bombe di realizzazione tedesca. La Germania le aveva già progettate, erano molto avanti anche con l'industria atomica, ma aveva scelto di non utilizzarle per tutta una serie di ragioni etiche e anche probabilmente per non. Ci fu un veto da parte di Hitler, incredibilmente, perché aveva capito che il rilascio di certe bombe avrebbe comportato l'inquinamento radioattivo. Ed era una cosa che poi si poteva anche ritorcere contro lo stesso Terzo Reich. E gli americani chiaramente acquisirono queste tecnologie e si guardarono bene dal contenerne l'utilizzo, le hanno immediatamente applicate. Ma non è stato, secondo molte teorie, secondo
ipotesi, un semplice frutto dello studio di menti geniali di scienziati, di tecnici, perché in quegli anni, e addirittura all'inizio degli anni 40, sono state sperimentate tecniche antigravitazionali. Nell'attuale territorio della Boemia, della Repubblica Ceca, c'è un sito molto particolare, che è ancora in piedi, un sito in cemento armato di forma, se non sbaglio, esagonale, che era un poligono dove venivano testate delle apparecchiature, in particolare un velivolo a forma di campana, chiamato Diglock, e volava. Dovevano addirittura durante i test legarlo a delle catene perché volava, altrimenti sarebbe schizzato via. Quindi avevano sperimentato l'antigravità, avevano realizzato dei prototipi di velivoli che erano in grado di volare, di andare nello spazio. Ora non so, non posso confermare questa cosa, ma esistono dei documenti che attesterebbero addirittura che nel 1942 ci fu una prima spedizione lunare da parte della Germania. Vi ripeto, non ho elementi di prova, ho semplicemente letto di alcune testimonianze, di alcuni racconti, ma non è una cosa che possiamo dare per scontata. Sta di fatto che però hanno acquisito una tecnologia superiore che li ha portati 40-50 anni avanti rispetto a tutti gli altri paesi, anche agli stessi Stati Uniti, all'Inghilterra. Avevano il radar. E strumenti avanzatissimi, chi gliel'ha dati? E lì ci sono alcuni che hanno ipotizzato che potessero essere frutto di una retroingegneria aliena. E hanno ipotizzato che magari la Germania di quel tempo fosse in contatto con alcune civiltà provenienti dallo spazio e che avessero stipulato una sorta di accordi per acquisire determinate tecnologie. Non lo sappiamo con certezza, non lo possiamo provare, e certo che però gli indizi a riguardo sono tanti, sono veramente tanti. Anche perché poi questa tecnologia, lo sappiamo molto bene, con la fine della guerra è stata acquisita dagli Stati Uniti, soltanto in parte dall'Unione Sovietica, perché la maggior parte degli scienziati del Terzo Reich vennero arruolati dagli Stati Uniti in cambio di impunità, chiaramente, e in cambio di collaborazione. E Werner von Braun, il grande scienziato tedesco che fu l'inventore dell'EV1 e dell'EV2, che l'EV2 erano di fatto un razzo spaziale, erano un missile, l'equivalente dell'epoca di un missile intercontinentale, è stato il padre della NASA, è stato il padre, il pioniere della tecnologia astronautica degli Stati Uniti. È stato il padre dei lanci spaziali. Molto interessante, anche perché collegato anche a qualche puntata precedente, abbiamo parlato di come molte delle civiltà attuali siano poi magari come supervisionate, come protette da qualche altra civiltà. Ecco, e proviamo a ipotizzare anche magari, sempre nel ramo del facciamo finta che, a quali civiltà il mondo che conosciamo oggi, le nazioni come le conosciamo oggi, possono essere associate, influenzate, perché per esempio prima abbiamo citato anche la tecnologia a campana che subito mi porta ai Vimana, al Tibet, all'India antica e non a caso secondo me ci sono delle assonanze, quindi proviamo a ipotizzare un po', sempre collegato alle tecnologie, a quali popoli gli attuali potrebbero essere collegati. C'è un riferimento chiaro alla cultura vedica e vimana, e esiste un trattato che è stato anche pubblicato in epoca recente, un antico trattato vedico che si chiama Vimanika Shastra, che spiega, ci sono le istruzioni per la costruzione dei vimana. Che cosa sono i vimana? I vimana sono delle navicelle volanti che sono presenti in tutta l'antica letteratura vedica. E il loro impiego ci viene descritto e narrato nel contesto di antiche guerre, guerre combattute fra dei, uomini, fra eserciti umani e anche eserciti di dei, chiamiamoli così,
E questi Vimana volavano e avevano un funzionamento che era a metà strada fra la tecnologia elettromagnetica e l'utilizzo di mercurio. Curiosamente anche la Die Glocke tedesca utilizzava il mercurio. Ci furono infatti anche durante i test degli incidenti con intossicazione e anche la morte di diversi tecnici e scienziati. I Vimana venivano utilizzati in battaglia, addirittura ci sono le descrizioni di Rama o di altri personaggi della mitologia vedica che salgono sul Vimana e viaggiano, vanno distanti migliaia di chilometri e vanno poi a colpire la città nemica, lanciano armi che a tutti gli effetti ci possono ricordare le moderne armi nucleari. Ci viene fatta una descrizione incredibile degli effetti di queste armi. Addirittura di come morivano i nemici con la carne che gli cadeva a brandelli. Questa è un'esposizione da radiazioni. E ci sono descrizioni di guerre nucleari. E addirittura hanno trovato in alcuni siti, soprattutto nella valle dell'Indo, tracce di elevata radioattività sul terreno e tracce di esplosioni nucleari a tutti gli effetti. Perché ci sono delle rocce vetrificate. Sappiamo molto bene che una roccia non si vetrifica con un semplice incendio. Un semplice incendio può vetrificare tutto e più della sabbia di silicio, ma per vetrificare mura, vetrificare intere abitazioni, edifici, castelli, fortezze fatte in solida pietra, lo può fare solo un calore incredibile. Un calore veramente incredibile, pari a quello di un'esplosione nucleare. E tracce simili di vetrificazione le troviamo anche nel deserto del Sinai. Nel deserto del Sinai esiste addirittura una montagna, quella che probabilmente nei tempi antichi era una montagna, che è completamente carbonizzata e vetrificata. Ed è un luogo tabù per le popolazioni della zona. È un luogo abitato da. Considerato abitato da spiriti maligni e da forze pericolose. Anche i cammellieri, i carovanieri, nei tempi antichi non si avvicinavano a questa montagna perché era considerato un luogo proibito. Potremmo parlare poi della distruzione biblica delle città di Sodoma e Gomorra. Anche lì c'è tutta la coreografia e la sceneggiatura di un attacco nucleare, un attacco scatenato con armi, quindi di tipo moderno. E qui ci possiamo anche ricollegare all'Arca dell'Alleanza, un altro oggetto incredibile, incredibile. L'Arca dell'Alleanza, che ufficialmente era quel contenitore molto pesante, con un coperchio in oro massiccio, raffigurante due cherubini, che conteneva le tavole della legge ricevute da Mosè. Proprio sul Sinai. Ha una storia molto particolare questo oggetto perché emetteva un qualche cosa, emetteva una fonte di energia. Poteva essere toccata, poteva essere trasportata esclusivamente da dei sacerdoti molto particolari, leviti, perché sapevano come maneggiarla, sapevano come muoverla, come utilizzarla. Chi non era in grado di toccarla e inavvertitamente la toccava, moriva fulminato. Infatti la stessa Bibbia, lo stesso Antico Testamento ci menziona di raggi, di energie, addirittura un qualche cosa di simile ai fulmini globulari che, scatenatisi da questo contenitore, colpivano inesorabilmente delle persone. E qui ci possiamo riallacciare a un qualche cosa di molto misterioso. A due fatti molto misteriosi. Uno che è successo nel IV secolo d.C. e uno che invece è successo pochissimi anni fa, nel 2015. L'imperatore Giuliano, grande imperatore romano, che tentò di ripristinare le antiche tradizioni e che poi morì in combattimento, molto probabilmente ucciso a tradimento non dal nemico, ma da uno dei suoi soldati, mentre era in
in Mesopotamia a combattere contro i parti, aveva deciso, anche per tentare di tenersi buone le popolazioni ebraiche dell'area palestinese, aveva deciso di far ricostruire, riedificare il Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme, che lo sappiamo molto bene, era stato distrutto dagli eserciti di Vespasiano e di Tito durante la rivolta ebraica che iniziò attorno al 60 d.C. Le tracce dell'Arca dell'Alleanza si perdono a quel tempo. Molti hanno ipotizzato che possa essere stata poi trovata dai templari e addirittura trasportata in America, però magari di questo argomento lo affronteremo in un'altra puntata perché c'è tanto da dire. Ufficialmente l'Arca dell'Alleanza non venne più trovata e se ne perse l'ubicazione proprio con la distruzione del Tempio. Vennero portati a Roma in trionfo parecchi tesori del Tempio, che sono raffigurati anche nell'Arco di Tito, fra cui la menorah d'oro, il grande candelabro. Ma in queste raffigurazioni non c'è l'Arca dell'Alleanza. I romani l'avrebbero raffigurata se veramente ne fossero entrati in possesso. Ebbene, quando l'imperatore Giuliano, prima di partire per la guerra contro i parti, incaricò dei propri uomini di fiducia di sovrintendere alla riedificazione del Tempio di Gerusalemme, e questi suoi uomini fecero sgomberare dagli operai le macerie, perché dovevano gettare le fondamenta per la costruzione del nuovo Tempio. Appena iniziarono, e questa cosa è narrata da delle cronache storiche del tempo, è tutto nero su bianco. E appena iniziarono a sgomberare le macerie, si sprigionarono da sottoterra delle sfere infuocate, dei fulmini globulari a tutti gli effetti, che, come impazzite, colpirono tutti gli operai del cantiere, uccidendoli. Ci fu un fuggi-fuggi generale, scapparono tutti, e venne deciso dalle autorità romane, di non proseguire i lavori di riedificazione del tempio. E questo ci porterebbe a pensare che, visto anche il parallelismo con quanto ci narra la Bibbia, che l'Arca dell'Alleanza fosse ancora sotto le macerie del Tempio, custodita magari in una cella sotterranea. E incredibilmente un qualcosa di molto simile è successo in Arabia Saudita, è successo alla Mecca nel 2015. Una tradizione islamica ci parla di quella che può essere considerata la gemella dell'Arca dell'Alleanza, l'Arca di Gabriele, ovvero un qualcosa di molto simile nella descrizione all'Arca dell'Alleanza, un contenitore d'oro molto particolare che emanava una fonte di energia, che sarebbe stato donato dall'arcangelo Gabriele, Jibril in arabo, a Maometto, in concomitanza con la rivelazione del Corano, perché lo stesso testo coranico sarebbe stato rivelato dall'arcangelo Gabriele, sempre a Maometto. Di questo getto di potere incredibile si erano perse le tracce. La stessa tradizione religiosa islamica sapeva che era conservato alla Mecca, ma non era più stato trovato. Ebbene, nel 2015 un'equipe di archeologi, scavando nei sotterranei della grande moschea della Mecca, lo trovò. Aprirono una camera segreta, una nicchia del muro, di un muro, e trovarono questo oggetto. Appena cercarono di rimuoverlo, si scatenò il finimondo. Da questo oggetto sono partiti dei raggi, anche in questo caso dei veri e propri fulmini globulari, che hanno ucciso tutti. Ma non hanno ucciso soltanto gli archeologi e i tecnici che stavano lavorando allo scavo, hanno ucciso anche diverse persone che erano nella moschea, chiaramente al piano superiore, che erano pellegrini all'interno della moschea. L'incidente venne fatto passare dalle autorità saudite come un.
venne detto ufficialmente ai giornali che queste persone erano morte per la calca, per l'affollamento. Tentarono di arrampicarsi sugli specchi per nascondere l'episodio. Alcuni mesi dopo tentarono nuovamente di rimuovere quest'arca per trasportarla fuori dal sotterraneo. E successe un qualcosa di ancora peggio. E guardate bene, è tutto documentato, lo potete vedere nei giornali dell'epoca, nel 2015. E questa volta l'arca è stata ancora più cattiva, potremmo dire, e morirono non solo tutti quelli che di nuovo tentarono di rimuoverla, ma addirittura a livello del suolo ci furono oltre 4.000 morti fra i pellegrini che quel giorno affollavano la Mecca. E badate bene, 4.000 morti non sono due, non sono quattro, non sono 10, sono 4.000. E il cielo della Mecca è in una giornata estiva, soleggiata, non c'era una sola nuvola, è stato completamente inondato di fulmini violacei. Ed esistono le fotografie che lo provano. E lì ebbe inizio una vicenda molto particolare perché le autorità saudite si rivolsero ai russi. E dovettero rivolgersi ai russi per mettere a posto le cose, ma non perché i russi avessero le tecnologie necessarie o superiori per poter mettere in sicurezza questo oggetto tecnologico, ma perché ce le aveva incredibilmente la Chiesa ortodossa. La Chiesa ortodossa russa infatti era in possesso, e lo è tuttora, di un manoscritto che nel XII secolo d.C., quando ci fu la crociata, la malaugurata crociata che devastò Costantinopoli, venne messo in sicurezza e trasportato in Russia. Un manoscritto che praticamente era la copia di un antico manoscritto islamico che conteneva le istruzioni date dall'arcangelo Gabriele a Maometto per poter utilizzare l'arca. La Chiesa ortodossa, in collaborazione con gli scienziati dell'Accademia delle Scienze della Russia, riuscì in questo modo a mettere in sicurezza questo oggetto che poi è stato trasportato in Antartide. Però Ecco, magari di questo ne parleremo un'altra esatto, io volta. qui volevo arrivare, infatti, perché non a caso questi viaggi di questi patriarca ortodossi che portarono manoscritti in Antartide, nonché io sapevo che più o meno proprio in quegli anni lì Putin stesso era proprio alla ricerca di una fonte di energia molto particolare nei ghiacci dell'Antartide, quindi avevano rilevato un'energia molto particolare in Antartide, in concomitanza con questo viaggio misterioso di questo patriarca ortodosso, come abbiamo detto prima, proprio nel portare un manoscritto. Ecco, quindi li ho viste molto collegate queste due vicende. Sì, quella statuetta che proviene dall'Antartide che ho mostrato in una scorsa puntata, l'ho avuta proprio da un vescovo ortodosso russo che conosco, che aveva partecipato al viaggio di quell'arca. E qui il mistero si infittisce perché l'arca venne trasportata a Jeddah, sulla costa saudita, su una nave russa, che è scortata da un'intera flotta militare, ha raggiunto poi l'Antartide. In Antartide non si sono limitati a nascondere in profondità questo manufatto, ma hanno fatto un vero e proprio rito. Hanno fatto un vero e proprio rito alla presenza di autorità islamiche, autorità ortodosse e vari altri personaggi, in cui sono riusciti, applicando le istruzioni contenute in questo manoscritto che è stato messo a disposizione dal patriarca Kirill, anche lui presente quella volta in Antartide, e grazie anche ad un altro manoscritto che il patriarca Kirill avrebbe ricevuto da Bergoglio, da Papa Francesco, durante il loro incontro a Cuba. Se vi ricordate, ci fu un incontro molto misterioso a Cuba. E Kirill si incontrò con Bergoglio e non è mai trapelato quello che è stato detto, quello di cui hanno discusso.
hanno solo dato delle spiegazioni di circostanza. E pare che Bergoglio abbia accettato di mettere a disposizione del Patriarcato di Mosca un particolare manoscritto che è sempre stato custodito negli archivi vaticani, che avrebbe dato le istruzioni complementari. Praticamente questi due manoscritti hanno permesso che questo oggetto di potere venisse inertizzato, compiendo un particolare rituale di alta magia. So che sembra fantascienza, ma è quello che effettivamente là è successo. E in Antartide i misteri sono tanti. D'altronde la Andrebbe parola stessa dedicata una puntata anche. magia in realtà potrebbe essere forma di scienza o tecnologia non ancora ben identificata, perché si definisce magia tutto ciò che non sappiamo bene catalogare con gli strumenti e la fisica attuali. Sì, infatti, perché la magia, come sostenevano i grandi maghi del passato, è il controllo da parte dell'uomo delle forze della natura. È scienza a tutti gli effetti. Magia è anche quello che stanno facendo al CERN di Ginevra, stiamoci molto attenti, e può essere anche una magia molto pericolosa. Io Magari un qualcosa che hanno già tentato di fare in passato che ha provocato grandi disastri. ho scoperto da te, nel senso che quando alle volte si dice avere le cose sotto gli occhi e non vederle, una particolare statua di Shiva proprio in quell'occasione, quindi al CERN di Ginevra c'è una particolare statua di Shiva, e questo l'ho appreso dalle nostre conversazioni private, e quindi da lì veramente mi si è accesa quella lampadina con il detto: quando vuoi nascondere qualcosa, mettilo sotto gli occhi di tutti, è proprio vero, eh. Sì, il fatto che il distruttore Shiva sia raffigurato lì è inquietante. È inquietante. Avrebbero potuto metterci, che so, gli svizzeri, no? Che spesso sono un po' bigotti, avrebbero potuto metterci una statua della Vergine Maria, no? Ci hanno messo la statua di Shiva davanti all'ingresso, cioè all'interno, diciamo, del complesso del CERN, dove si sperimenta l'accelerazione delle particelle, dove si sta tentando di aprire un varco dimensionale, di aprire un buco nero. Cioè, non sono cose da prendere tanto alla leggera. Io la butto lì, uno Stargate. Sì. Gli Stargate esistono, signore. Fanno sempre parte di quel grande complesso di antiche tecnologie. Tant'è che molte fonti, anche militari degli Stati Uniti, avrebbero confermato che l'invasione dell'Iraq voluta dalla famiglia Bush, sia la prima guerra del Golfo che poi la successiva invasione dell'Iraq del 2003 e la defenestrazione di Saddam, siano state dettate sì dal desiderio di predare il petrolio iracheno, ma anche per acquisire determinate antiche tecnologie che sono presenti sul territorio iracheno. Tecnologie che Saddam Hussein conosceva molto bene, fra cui anche alcuni Stargate, che sono dei veri e propri varchi, varchi dello spazio-tempo e varchi dimensionali. Sarà vero? Facciamo finta che sia vero. Mi viene in mente anche Bergoglio, che è una figura molto particolare, discussa anche all'interno della Chiesa Cattolica, e con il suo recentissimo viaggio in Iraq molto particolare. Quindi, in teoria, in piena pandemia, in piena situazione emergenziale, lui va in Iraq e fa proprio tutto un tour di fronte ad alcune strutture, alcune di queste molto particolari. Insomma, qualcosa è indubbiamente, anche per i più scettici, in atto, perché non possono essere casualità. Sì. Sono tante le cose che non ci dicono e sono tante le cose che stanno manovrando dietro le quinte. E alcune sicuramente molto pericolose. C'è anche il tentativo da parte del Vaticano di unire determinate religioni e di creare un qualcosa che può, nelle loro intenzioni, divenire una sorta di nuovo culto universale, un qualcosa che io ritengo molto pericoloso, perché rientra nei piani della globalizzazione, rientra nei piani del nuovo ordine mondiale, il creare una sorta di nuovo culto artificiale per imbrigliare le masse, un qualcosa che unifichi e
ma non in senso positivo, in senso di dominio, i cristiani, gli ebrei, i musulmani, addirittura si parla dei buddisti. Andiamoci cauti con queste cose perché ogni popolo ha la propria tradizione, ogni popolo ha la propria spiritualità e c'è un motivo se ce l'ha. E qui lo colleghiamo anche alle puntate precedenti, dove parlavamo di questi antichi conflitti, di questa enorme scacchiera nello spazio e nel tempo in cui qualcuno fa le sue mosse. Ma una vena un po' di ottimismo va cercata anche nelle puntate precedenti. Ti voglio fare anche proprio una domanda, nel senso che poi a queste forze qualche altra forza si contrappone. Mi viene in mente la puntata precedente dove abbiamo citato anche l'enorme genocidio del popolo, dei nativi americani, e io ti dissi poi in privato: questa situazione mi sa di una mancata protezione, un po' con la brutta fine che fa una cucciolata quando non c'è la mamma a proteggerli. Ecco, e quindi l'impressione che ho avuto della troppa facilità con cui, se non sbaglio, più di 100 milioni di morti dei nativi americani è come se qualcuno avesse approfittato di una mancata copertura da parte di qualcuno. Potrebbe essere uno scenario, sempre facendo finta che è plausibile. Beh, il 99% della responsabilità, purtroppo, non me ne vogliano i credenti, è imputabile alla Chiesa. L'America, come abbiamo detto in una delle precedenti puntate, è stata visitata prima del fantomatico e fatidico viaggio di Cristoforo Colombo, era conosciuta dagli antichi popoli mediterranei, è stata in buona parte visitata e colonizzata dalla civiltà minoica, dai Fenici, è stata visitata e colonizzata dai Vichinghi, addirittura dai Celti. Perché il Canada pullula di iscrizioni celtiche, Celti che navigavano, partivano dalla Bretagna, partivano dall'Inghilterra. Addirittura in epoca medievale, in Nord America, in particolare la zona dell'estuario del San Lorenzo, è stato colonizzato dai monaci irlandesi, dai monaci Quday irlandesi. Il viaggio di San Brandano, addirittura portò le navi dei monaci irlandesi fino a Cuba. I Templari poi acquisirono la conoscenza dell'America, ne parleremo in una puntata a parte perché c'è veramente tanto da dire sui Templari, ma arrivarono veramente a controllare intere regioni dell'America centrale e settentrionale. Ma tutte queste colonizzazioni passate, precedenti alla scoperta ufficiale dell'America, inclusa quella medicea, perché come ho dimostrato anche la famiglia dei Medici detenne il controllo di buona parte del continente americano dal 1442 fino al 1492. Non hanno mai fatto stragi di nativi. Non ce n'è memoria nella storia dei nativi. Addirittura, quando arrivarono gli spagnoli, di Cortés, di Pizarro, in Messico, in Perù, vennero accolti come divinità. Perché? Perché sia gli Aztechi che altri popoli del Mesoamerica, sia gli Inca, nella loro mitologia avevano il ricordo di antichi dei, che poi erano diventati dei civilizzatori, che provenivano dal mare, che attraversando l'Atlantico erano giunti lì in epoche precedenti, in epoche remote, portando la civiltà, portando le conquiste tecnologiche, portando le tecniche dell'agricoltura, portando le regole del vivere civile. E parliamo di Quetzalcoatl, il serpente piumato, parliamo di Kukulcan nella cultura Maya. Sono state identificate queste figure da studiosi come Jacques de Maquet con sovrani vichinghi, con sovrani vichinghi che avevano colonizzato quelle terre in epoca medievale e che vi avevano portato la loro cultura. Infatti, sia le lingue del Mesoamerica che la lingua del Quechua sono piene di termini nordeuropei.
E questo i filologi difficilmente lo spiegano. Esistono migliaia e migliaia e migliaia di parole che sono di provenienza germanica o scandinava. E come nel Nord America, in particolare nel Canada, negli idiomi dei nativi americani esistono moltissime parole di origine francese che possono essere ricondotte alla colonizzazione templare, perché la buona parte dei templari partiva dal porto di La Rochelle ed erano francesi quelli che andarono in America. Quindi non c'è mai stato nella memoria storica dei nativi uno sterminio, una persecuzione, una schiavizzazione da parte di queste antiche esplorazioni. Purtroppo, quando il monopolio del continente americano è passato, per tutta una serie di ragioni, alla Chiesa Cattolica e alla Spagna, è finita molto male, perché non vedevano più questi popoli come esseri umani, li vedevano come dei barbari da o evangelizzare con la forza o uccidere. E sono state fatte le peggiori stragi. Sì, 100 milioni di morti fra i nativi americani del Nord America, fra gli indiani d'America, è stato uno sterminio. Ma non si parla mai abbastanza anche dei centinaia di milioni di morti del Messico, del Perù, del Venezuela, della Colombia. Addirittura circondavano intere città gli spagnoli e sterminavano tutti gli abitanti, uomini, donne, bambini, senza nessuna pietà. E hanno distrutto tutto, hanno distrutto anche i testi, hanno distrutto i libri, hanno distrutto i documenti di queste grandi civiltà, proprio per fare terra bruciata. È venuta meno la protezione. Perché gli ordini iniziatici antichi che controllavano ed avevano il monopolio delle rotte dell'America avevano sempre rispettato i popoli nativi, li trattavano da pari a pari, cosa che non è più successa dopo. Che poi è un popolo molto particolare, quello dei nativi americani, che vengono ridotti ancora oggi in una sorta di schiavitù controllata in queste riserve. Ed è un popolo veramente particolare, che quindi al civilizzarsi o morire preferisce morire. Solo qualcuno adesso è stato un po' corrotto dal discorso del casinò, souvenir, interpretare un ruolo, ma è l'unica cosa che gli viene concesso di fare ancora oggi, quindi che in questa società che si definisce molto più civilizzata. E se non sbaglio, non possono fare politica. No, non è che non possono fare politica, anche se nel congresso non abbiamo senatori in America, non ci sono senatori o parlamentari nativi americani, ce ne sono molti nelle amministrazioni locali, e nei consigli comunali, nell'amministrazione delle contee. Hanno dovuto anche farlo per salvaguardare i loro interessi e per avere, diciamo, un maggiore peso di negoziazione politica, perché purtroppo sono stati confinati nelle riserve, gli hanno tolto la terra. Culture di una spiritualità veramente avanzata che hanno sempre considerato non cosa loro la terra, ma semplicemente un dono degli dèi, un dono che gli dèi avevano fatto all'uomo affinché potesse sfamarsi, affinché potesse pascolare gli animali, affinché potesse esercitare l'agricoltura. Quindi una sorta di cosa data in prestito. E quando gli uomini bianchi li portavano via la terra, tanti capi tribù che ci hanno lasciato dei documenti bellissimi, e scrivevano lettere al grande capo bianco di Washington, e gli dicevano: no, caro, la terra non è vostra, come non è nostra. La terra è la terra appartiene agli dèi. Non ne potete usufruire come vi pare. Molto interessante. Direi che siamo arrivati in chiusura, quindi ti lascerei a te un po' la chiusa, come al solito, se vuoi aprire una porta verso una prossima puntata, se vuoi toccare l'attualità. Insomma, ti lascio carta bianca per questi ultimi minuti e io comincio a ricordare tutti quanti di cercare anche, facciamo finta che su tutti i social possibili immaginabili c'è anche il canale Telegram, il gruppo Telegram, la pagina Facebook, la pagina Instagram, su Spotify stiamo facendo un po' così delle prove perché anche qualche playlist a livello audio in altri paesi funziona molto da noi, magari arriverà poi di qui a breve. Quindi, Nicola, a te la chiusa di questa puntata. Sì, faccio una sorta di appello, perché molti mi chiedono spesso le fonti.
dammi il link, dammi la fonte. Ebbene, signori, lasciando stare i link, che è una cosa che non amo, lasciamo stare un po' internet, anche se purtroppo lo utilizziamo e ne abusiamo. Le fonti, nella maggior parte dei casi, quando si parla di antichi prodigi, antiche tecnologie, le troviamo nei grandi autori della classicità. Anche se della letteratura classica purtroppo è sopravvissuto forse un 10%, con tutti i roghi delle biblioteche che ci sono state, con tutte le persecuzioni, ma abbiamo dei testi meravigliosi di personaggi come Esiodo, Erodoto, Plutarco, lo stesso Virgilio per la tradizione romana, che ci parlano, ci comunicano e ci narrano veramente di tante cose prodigiose che c'erano al loro tempo. Io faccio un appello alla lettura di questi testi, perché si tende spesso a trascurare quelle che sono le fonti dirette, le testimonianze dirette che i popoli del passato ci hanno lasciato. Quindi, non abbandonate la lettura dei testi classici, perché sono veramente una miniera di informazioni preziosissime ed anche un condensato di insegnamenti filosofici e civili. Bene, e io ovviamente ti ringrazio, ma proprio da amico per tutto il tempo che ci stai dedicando, nonostante tu ne avessi pochissimo di tempo libero, riesci sempre a trovare un'oretta per noi e di questo veramente a livello di amicizia ti ringrazio in maniera grandissima per questa cosa. E poi ovviamente appuntamento alla prossima settimana, seguiteci anche sui social che adesso poi con Nicola anche in base ai vostri feedback, perché poi state scrivendo veramente in tanti, anche sia durante la premiere, quindi la domenica alle 21, sempre puntuali, e poi con una marea di messaggi che piano piano risponderemo a tutti, però cogliamo anche i vostri feedback di approfondimento, di nuovi spunti, di nuovi propositi per nuove puntate. Quindi bravi, continuate a darci un po' degli input che noi sicuramente li terremo in considerazione. Grazie Nicola, un abbraccio grandissimo. Grazie a tutti voi per averci seguito. Come al solito, andiamo in sigla. Hare Krishna. Ciao!